Purtroppo siamo giunti al termine di questa intervista. Io sarei qui a parlare con te per ora, perché è bello, perché... Non mi vuoi chiedere altre cose? Sì, dai, chiediamo qualche altra cosa. Hai detto qualche domanda, fa domande pure del passato, cose. No. No, dico, per esempio, tu sei tifoso del Napoli. Io... Allora, aspetta, Forza Napoli, ti è la rubrica. Forza Napoli? Ok. Allora, io non seguo tanto il calcio, devo essere sincero. Io... No, perché la nostra prima rete che andiamo in onda è proprio Calcio Napoli 24, cioè 24 perfetto. Ore su 24 il calcio. Se parlo di Napoli. Però giustamente non solo calcio, perché nella vita non esiste solo il calcio. Bravi, sono venuto più per il non che il solo calcio, capito? Perché non sono... Per esempio una trasmissione di calcio e non solo tu non ci vai. No, perché si parla solo di calcio e cose del genere. No, vado in qualche trasmissione da qualche amico, perché ma gli amici che conoscono. Anzi, io ti ringrazio, che per me è un onore averti. Che conoscono la mia. Allora, infatti, sono andato da altre parti, però pochissime altre trasmissioni, perché non lo capisci. No, perché tu in realtà sei proprio tecnico, però poi non ti va di parlarne, perché è il 4-4-2, è il 3-5-2, cioè sei talmente tecnico che poi devi far brutta figura, giusto? Io l'avevo capito questa così. Cosa. Sì, no, non mi va, io sono rimasto di Manado, cioè io seguivo il calcio. Quel calcio lì ero molto quando si giocava la domenica e il mercoledì. Certo. Ma sai che c'è Gattuso come allenatore? Ringhio? Sì, lo so. Okay. No, perché ti piace? Ti piace come allenatore? Non lo so. Sì. Se io gli piaccio come autore, ecco. Andiamo d'accordo. No. I calciatori del Napoli spesso vengono a vedere Sala a teatro, vero? Sì. L'ultimo, no, è venuto Cannavaro, è venuto Ferrara, gli storici. Poi dipende molto come va il Napoli. Che se un Napoli va malamente di guadagno. Vabbè, ma quello proprio. Tu lo sai, De Laurentiis se li tiene chiusi dentro. Sì, infatti è un altro discorso. No, per l'amore di Dio. Affrontiamo un'altra tematica, sì, è finita. Sì. No, io ho conosciuto Santa Croce, perché venivano spesso a vedere il Napoli, andava veramente male in quel periodo. Allora giustamente venivano. E venivano sempre a teatro, veniva pure la Vezia del periodo quello là. E un giorno il Napoli andava male, fece una foto mia con Patrizio Rispo e Santa Croce Ravezzi, e tutti quanti dissero il Napoli va male, i giocatori vanno a teatro, e si va a fotografia nostra che in mano a cui la figura e niente. E io che non trevo colpo, cioè, vabbè, però adesso scusa, voglio spezzare una lancia, cioè il Napoli comunque non è andato a teatro a vedere la Fabbrica dei Sogni, eppure è andato male. No, ti sei preso pure la seconda rivincita, hai visto? No, io non sono, ti ripeto. Mia madre, pensa che mia madre è la cugina di Antonio Giuliano. Ah, vabbè, grande. Mio nonno è cresciuto portando in giro, ed è molto amico di Sivori e Altarini, però sono legato a quel tipo di calcio. Vero. Io penso che chi segue il calcio oggi, e lo c'è segue ben lunedì, poco di calcio martedì, giocato. No, non voglio fare polemiche, è bello, però a partire di lunedì, o martedì, o mercoledì, o cioè giovedì, non è la cioè prima, deve essere prima. Però ne ha fatica, e sta là e dice... Invece a teatro vedi, è lineare il venerdì, sabato e domenica, al massimo il giovedì. Noi abbiamo fatto anche dal martedì. Vabbè, perché voi ormai siete talmente sold out, voglio dire. Ma ora siete, allora avete fatto la Gustea, ora siete all'Endy. Siamo stati dai, all'Endy, diamoli gli appuntamenti. Siamo a Nola, siamo stati a Castellammare, all'Endy, siamo in provincia. Avete anche ricordato Lello, che ci tengo una cosa Lello, bella. Lello non lo ricordiamo, perché Lello è con noi, lavora
con noi, quindi a Castellammare, quindi è la città sua, però lei viene tutte le sere a lavorare, certo, con noi, e anche se non c'è più fisicamente, però sta con noi. E poi ritorneremo a marzo al Cilea. È a casa. Al Vomero. Da che giorno? E siamo contenti perché il Cilea è uno dei pochi teatri che ha tenuto parcheggio. Lo vogliamo dire per noi attori. È uno dei pochi teatri che ha parcheggio, è uno dei pochi teatri che ormai da 3 anni è sold out tutte le sere. Sono contento che è sold out per Mario e Nani, ma per me sono contento che ha tenuto parcheggio. Però 5 euro appena entra. Ma c'è benedico. Non importa se tu fai l'atto. Però 5 euro va baciato perché tengo parcheggio. Una cosa è vero. Questo è. Non scherziamo. E quindi che giorni te lo ricordi? O è talmente questo, il calendario? No, non me lo ricordo. Però a marzo. A marzo, sì, sicuramente. Vabbè, quindi io so che l'8 marzo c'è Valentina Stella, quindi sicuramente dopo. Non stiamo con Valentina Stella. Appunto, quindi no, perché lei canta. Salda Vinci, non è. Però non ci avete mai pensato, sarebbe una bella cosa. No, non lo so, questo poi dipende da sala, che cantante voglio da sindaci. Perché i cantanti sono un po'. Sì, sono. Come gli attori. Gli attori più stanno insieme, o cantante o cantando. Cantando. Uno solo è. The frontman. No, però Sal è uno che dà veramente. Come ha dato spazio agli attori e quant'altro. Anche perché dà spazio al figlio, quindi voglio dire. Sì, prima di lui il padre ha dato spazio, forse è abituato a questa una cosa. Generazione, ma anche il figlio ha dato. È nato Salvatore, è già sul palco. Già canta, ho creato in una ludoteca. L'hanno visto che faceva un pezzo in una ludoteca dei 2 anni. No, sto pazziando. Mi ero spaventato, ho detto che è successo qua. Povero, facciamolo crescere, insomma, ma già va sul palco e fa con le manine. Vabbè, ma Sal era piccolino, cioè a 5-6 anni mi sembra che già stava sul palco con il padre. Però hanno un rapporto con la gavetta molto preciso, attenzione. Cioè Sal non ha concesso al figlio di questo lo spazio che si vede, potrebbe dargli molto di più. Potrebbe dargli molto di più e tutto quanto, invece gli ha concesso lo spazio giusto per farlo crescere. Da questo però punto è cresciuto perché comunque è cresciuto, sì. E anche musicalmente è molto cresciuto, molto. Sì. Vabbè, lui giustamente voleva fare il calciatore, però ha capito, ha detto sì, a parte che ha fatto una cosa come 6 mesi di squalifica, ha avuto no, una cosa. Ma anche perché lo zio di, cioè voglio dire, il fratello Franco, di giocava a calcio, allora ha detto no, meglio cantante, c'ho la voce, almeno sono un artista anch'io, anche perché in quella casa è difficile, come fai? No, ma pure la cameriera, cantano tutto quanto, blu panno, faccio come fanno. Purtroppo il siamo tempo è finito. Time is finished, ora è il momento di tornare a casa, però ricordiamo sempre l'appuntamento e poi ci verrai a trovare, no, per quando uscirà Amen. Amen è saper uscire anche un prodotto, un progetto molto importante sul sociale, ma ne parleremo quando ci verrai a trovare. Assolutamente, allora. Sì, lasciato fino una a promessa. Non muovete proprio niente, il corno. Allora ritorniamo al pasto vivo, però questa volta a mangiarti una bella pizza. Magari, proviamoci una cosa nuova, perché è meglio così. Grazie ancora Ciro Villano per essere stato con noi. Ciao. Grazie. Mambo Salentino.
solo un punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Way too much, I should've stopped with champagne. I gotta wake up from this dream, I think.